Ragazzuoli, bentornati in questo nuovissimo video dei glitch di Fortnite. Oggi finalmente siamo qui, di nuovo tornati sul canale per farvi vedere tutti quanti i nuovissimi glitch della stagione 5 e soprattutto dei glitch assurdi, fidatevi, assurdi. Mi raccomando, lasciate subito un bel like al video e condividetelo con un vostro amico. Codice LOLPOL all'interno dello shop e buttiamo subito con il primo glitch, quello dell'infinità di esperienza che vi farò ottenere oggi. Allora, prima di tutto bisogna atterrare qui, in questo luoco dove sta atterrando il nostro canale carissimo Glitch King, che ormai, raga, dobbiamo ringraziare per tutti i glitch che ci fornisce giorno dopo giorno, raga. Veramente una roba assurda. Bisogna andare da questo boss qui, che si trova sopra Brughiere Brumose, ragazzi. Andare più avanti, mettersi qui, sì. E il gioco inizierà a darci esperienza, 8000, perfetto. La zona è precisamente questa, guardatela bene, segnatevela, ragazzi, perché non ve ne pentirete. Cliccate qui, guardate, guardate, boom, uscite dalla partita. E una volta che rientrerete, ragazzi, vi darà lo stesso 8000 di esperienza. Ogni volta che uscite, rientrate, uscite, rientrate, uscite, rientrate, uscite, rientrate. 8000 di esperienza, questo è un ottimo modo per formare livelli ed andare avanti con il pass battaglia. Questo glitch, ragazzi, è un glitch che io ho provato in prima persona e devo dire che funziona davvero, è davvero assurdo. Per eseguirlo vi basterà sparare con la fiocina pochissimi secondi prima che finite sotto la sabbia e magicamente diventerete invisibili. Potrete costruire, potrete raccogliere le armi, potrete trollare tutti quanti i vostri nemici o i vostri amici. Ovviamente, regà, non vi dico che è una roba assurda. Oppure, cioè, guardate, immaginate che voi siete sottoterra e inizia ad arrivare un nemico e voi gli costruite davanti senza che lui vi possa minimamente vedere, perché non si vedrà nulla, sarete completamente invisibili. Questo è davvero davvero uno dei glitch che sto preferendo di questa stagione e non è ancora stato risolto, mi sa, quindi non lo provate che rischiate il ban. Per fare quest'altro glitch, ragazzi, invece vi basterà lanciarvi sopra la sabbia, morire, un vostro amico vi dovrà spostare da un'altra parte, magari sull'erba, vi dovrà rianimare, voi dovrete rimanere immobili e guardate che cosa succede, atterrerete anche sulla terra, raga, potrete usare la terra come se fosse la sabbia. Questo è anche davvero davvero molto interessante e molto divertente, potrete affondare all'interno delle strutture sospese in aria, potrete atterrare ovunque. Andiamo avanti però con i nostri glitch di oggi. Andiamo a vedere le sfide. Le sfide, si buggano le sfide a quanto pare. Beh, si bugga tutto in questo gioco, raga. Bisognerà andare nella modalità party royale. Guardate, potete, dove, anzi, dovete, non potete, dovete andare precisamente in questa stone, in questa pietra, sparare un adesivo sopra della pietra. E bene, che cosa succede? Ah, è come se la stesse distruggendo. Beh, raga, vi darà 15000 di esperienza per non fare nulla. Va bene, ci sta, potete spruzzare dello spray sulle pietre se volete. Cosa? Ragazzi, questo lo voglio fare. Rivediamolo, rivediamolo perché mi sembra bellissimo. Allora, glitch del fungo gigante lo chiameremo. Per questo glitch servirà uno slurp mushroom. Vediamo un po'. Entrate nel veicolo, cambiate sedile e mangiate il fungo. Diventerà gigante. Ma che figata, raga, guardate. Ci avrete un fungo enorme. Ma non ho capito bene. Funziona anche con le macchine, vediamo un po' se funziona anche con le macchine normali. Funziona, raga, questo è da provare tipo adesso. Ok, prossimo glitch, inside object glitch, dentro gli oggetti, chissà se... Ok, allora, per fare questo glitch, raga, potrete, dovete anzi avvicinarvi a un... Oh mio Dio, che cosa stanno facendo? Allora, vuole infilarsi dentro una roccia facendoci spingere da una macchina. Ed effettivamente sta quasi per funzionare. Vediamo un po' se riesce. Allora, si mette proprio al bordo, arriva la macchina, lo spinge e boom, è entrato dentro all'oggetto. Questo, ragazzi, in una partita è completamente illegale. Cioè, nel senso, vi troverete dentro un oggetto indistruttibile, quindi i nemici non vi potranno uccidere. Sperate che la safe sia qua e la vittoria è tutta vostra. Per uscire vi basterà... Non si può uscire, ragazzi. Come si esce da adesso, da questo posto? Cioè, voi potrete sparare, ma non potete uscire, ragazzi. Se volete uscire, dovete per forza morire, penso. Ragazzi, ammettete che l'esperienza vi piace. Ecco qui un altro glitch con l'esperienza. Vi basterà atterrare qui, in questa zona, vicino a Tomato Town, tra questi alberi, e semplicemente, ragazzi, restare fermi. Anzi, ogni volta che ci andrete guadagnerete 1000 di esperienza. Direi che non è male, direi che non è male. 1000 di esperienza ogni volta non è male. Seconda location per guadagnare 1000 XP, questa qua, ragazzi, che si trova in un angolino disperso della mappa in basso, vicino, non so neanche come chiamarla quella zona, lì, vicino a Catty Corner, ossia... Non mi ricordo neanche il nome in italiano di quel posto perché non ci atterro mai, raga, sinceramente. Però comunque è qui in basso, raga. Per questo glitch, ragazzi, servirà la modalità creativa. Serviranno qualche oggettino carino. Vediamo un po' che oggetto ci serve. Ci servirà quell'oggetto, ok, dei tronchi, delle cose. E poi una pistola per nascondino. Vediamo che cosa farà, allora. Ok, potrete ridimensionarla. Usate
la pistola per trasformarvi. Ragazzi, vediamo un po' che succede. Sono davvero davvero curioso di scoprire questo glitch, perché io... Oh mio Dio, ma sei diventato un nano, amico. Amico, sei diventato un nano. Ma raga, ma che figata questo glitch. È diventato un piccolo nanetto. Ma che figata, davvero. Questi glitch mi fanno impazzire, perché io non so minimamente come funzioni la modalità creativa, raga. Quindi ogni volta che li vedo mi viene un'emozione assurda. Ok, praticamente dovrete staccare e riattaccare internet, una cosa del genere. Vabbè, ci sta, ragazzi, davvero davvero interessante. E adesso diventerete giganti. Oh mio Dio. Ok, questo forse è un po' troppo, amico. Ok, piccolo era più divertente, magari. Troppo grande fa paura. Vediamo il prossimo glitch, raga. Vediamo un po', sempre con l'invisibilità. Vediamo un po', allora dovrete mettervi nella sabbia e sparare un secondo prima che scendete, e potrete diventare comunque invisibili, ragazzi. Guardate, 3, 2, 1, vediamo un po' se ci riesce. Boom, ce l'è riuscito. Siete sempre invisibili, ragazzi. L'Epic a quanto pare non lo ha patchato questo bug. Davvero davvero interessante, ragazzi. Davvero interessante, potete anche lanciare gli oggetti e riprenderli. Mi raccomando, in questo momento lasciate un like, ve lo ricordo, iscrivetevi al canale, che manca poco 100.000 iscritti, mancano solamente 3.000, raga. E passate in descrizione perché trovate il gruppo Telegram con tantissime offerte. Adesso però andiamo a vedere l'infinita benzina su un motoscafo, perché come sapete dal nuovo aggiornamento di Halloween i motoscafi adesso vanno a benzina. Beh, che nella realtà avrebbe senso, ma su Fortnite un po' meno. Dovete fare a cambio di posto, dovete fare un sacco di manovre strane, raccogliere oggetti, e avrete la benzina completamente infinita all'interno della vostra lattina. Anzi no, avrete un inventario infinito. Ma che ragazzi, non è la benzina infinita, è un inventario infinito. Ma non capivo. Ok, adesso è tutto molto più chiaro, avrete l'inventario infinito. Infatti non capivo perché stesse raccogliendo cose. Ok, prossimo glitch con i missili della barca. Vediamo, spara, spara, esce, entra, spara. Ok, praticamente puoi sparare missili infiniti, ragazzi. Se entri ed esci dalla barca potrai sparare missili infiniti. Guardate che spettacolo. Questo è davvero utile se magari utilizzate i razzi della barca, anche se io li ho utilizzati penso una volta, e quella volta che li ho utilizzati per sbaglio. Quindi non so, fatemi sapere anzi se utilizzate voi i razzi della barca, perché io non l'ho mai usati. O almeno volontariamente non li ho mai usati, poi una volta ho sbagliato a cliccare. Ragazzuoli, eccoci qui all'interno del gioco. Ne approfittiamo per andare a mettere il codice Lollapalooza all'interno dello shop, o almeno a controllare se è scaduto. Infatti sì, è scaduto, ragazzi. Controllatelo anche voi, perché ogni tanto scade, ogni 14 giorni. Quindi vi conviene reinserirlo, codice Lollapalooza, e possiamo andare a provare qualche glitch direttamente nella partita, raga. Ovviamente andiamo nei server privati per non dare fastidio alla partita di altre persone. Ragazzi, facciamo così, andiamo direttamente a Gatogrill, così ce ne andiamo a fare il glitch dell'esperienza e il glitch dei funghi. Direi che per oggi sono più che sufficienti. Se volete anche il glitch dell'invisibilità, raga, spolliciate a più non posso, arriviamo a 10.000 like per un prossimo video. La zona per atterrare ed ottenere gli 8.000 XP d'esperienza è proprio questa qui giù, ragazzi. Adesso io sono nei server privati, quindi l'esperienza neanche mi si salverà all'interno del mio account. Quindi tranquilli, moderatori di Epic, non sto facendo nulla di male. Perfetto, eccoci qui, quasi arrivati, mancano 100 metri. Eccoci. E il tizio andava precisamente qui, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, dove è la mia esperienza? Forse è qui dietro? No, ragazzi, mi state prendendo in giro? Va bene, a quanto pare la mia esperienza non me la volete dare. Forse perché sono nei server privati. Questo è un motivo abbastanza valido. Oppure è stato semplicemente risolto il bug. Non ne ho idea. Andiamo però a scoprire subitissimo se i funghi invece funzionano oppure no. Perché voglio avere un fungo gigante all'interno della mia auto, raga. Andiamo. Forza, di corsa, lol, di corsa. Dovete farmi assolutamente sapere se vi stanno piacendo questi video, raga, perché durante la stagione 5 porteremo tantissimi video di qualità, divertentissimi, e chi più ne ha più ne metta. Adesso però dobbiamo solamente trovare un funghetto. Dai, fungo, ti prego, dove sei? Dovrebbe essere qua dentro in teoria. Dai, ci sono un sacco di quelle casse, raga, che se non c'è un fungo qua dentro io non so cosa fare, guardate. Dai, dammi un fungo slurp mi serve. Non ci credo, eccolo! Fungo succoso, sì, ne abbiamo addirittura due, ragazzi. Andiamo indietro con la macchina, perfetto. Abbiamo i nostri funghi in mano. Siamo carichi per vedere se il fungo gigante diventerà veramente un fungo gigante. Cambiamo posto. Boom, ma già, eccolo! Oh mio Dio, che figata! Raga, ha funzionato! Ragazzuoli, che dirvi, la serie con i glitch mi piace sempre di più. Mi raccomando, spolliciate per avere altri glitch subitissimo, raga, perché quando porto i glitch, raga, mi sento proprio bene. Mi piacciono troppo questi video. Quindi mi raccomando, codice Lollapalooza. Ci vediamo domani in nuovissimo video, nuovissimo live. Mi raccomando, non vi perdete nessun video. Attivate la campanellina, bella, e grazie per la visione.